In molti mi chiedono cosa penso del fatto che Macron abbia avuto una bottiglia di birra Corona in 17 secondi, ripreso in un video, facendo scoppiare un caso. Non è vero, non me lo chiede nessuno che cosa ne penso, ma ve lo dico lo stesso. Diamo un attimo di contesto perché così non si capisce molto. Sabato, il capo di Stato francese era alla finale di rugby tra Tolosa e Les Rochelles. Dopo la conclusione del match, Macron ha deciso di andare a fare visita negli spogliatoi ai neocampioni per congratularsi personalmente con loro. Nel bel mezzo dei festeggiamenti, la squadra ha sfidato il presidente a bere un'intera bottiglia di birra in un solo sorso. Senza alcuna esitazione, il presidente ha accettato la sfida e in 17 secondi l'ha scolata. Fin qui i fatti. Per la deputata del Partito dei Verdi, Sandrine Rousseau, il video di Macron ripreso negli spogliatoi riassume la mascolinità tossica nella leadership politica in un'immagine. Un quotidiano ha invece rilevato che nel 2018 il presidente aveva dichiarato che il tema dell'abuso di alcol, specialmente tra i giovani, si manifestava quando veniva consumato in modo eccessivamente veloce. Secondo Bernard Basset, rappresentante dell'associazione francese che si occupa di problematiche legate alle dipendenze, sarebbe responsabilità del presidente Macron dare l'esempio di comportamenti sani, non bere una birra in 17 secondi. Un compagno di partito del presidente ha commentato che Macron stava semplicemente partecipando alle celebrazioni insieme ai giocatori del Tolosa, seguendo la tradizione di condividere la birra. Quattro persone, quattro punti di vista, al quale aggiungo il mio. La vita è fatta di molti aspetti e se fai parte di un gruppo rock, dare il buon esempio è roba da sfigati. Tuttavia, dipende dal contesto e da chi sei. Se sei il presidente di uno dei paesi più potenti del mondo, allora sì, la tua immagine deve essere consona all'istituzione che rappresenti. Devi essere ligio, preciso. Ma non penso si possa sempre portare la questione sulla mascolinità tossica o sul macismo. Basta, Macron ha sbagliato, a livello comunicativo sì, ha sbagliato, ha fatto una cosa grave. No, diciamo non lo sarebbe stata se non fosse stato il presidente francese, ma il forzare ogni singolo fatto verso il tema del macismo e della virilità è invece una cosa che allontana dal vero problema, che frustra tutti e che non aiuta nessuno. Rock and roll.